E buongiorno appassionati di gemme, il mio nome è Matteo e vi do il benvenuto all'interno di questo canale dedicato ai cristalli, ai minerali e alle gemme in genere. Nell'arco di questo episodio, il quarto facente parte di questa grande playlist chiamata Realizza la tua prima gemma, voglio e desidero insegnarvi come scegliere il proprio grezzo per la propria realizzazione artistica. Infatti negli scorsi episodi abbiamo insieme disegnato su GemCAD Studio il design che vorrei realizzare nel corso dei prossimi episodi. Ma per realizzare questo design è opportuno scegliere un minerale di partenza, in questo caso naturale, non trattato. Vi spiegherò nel dettaglio che cosa significa in questo episodio, a partire dalla mia collezione di grezzi. Ebbene sì, avete sentito bene. Ogni tagliatore di gemme ha una propria collezione di minerali grezzi, i quali non sono nient'altro di solito che cristalli, il più possibile trasparenti con un bel colore per quanto riguarda la sfaccettatura delle gemme preziose. Chiaramente il minerale tanto più è raro, tanto più il valore finale sarà considerevole. Quindi è importante nell'arco degli anni mettere le mani su tutta una serie di materiali, nel caso specifico dello sfaccettatore, materiali anche molto diversi e spesso volentieri che arrivano dall'estero, in maniera tale da gestire una propria collezione di grezzi. Senza collezione minerali grezzi non vi sarà sfaccettatura di gemme tendenzialmente. Potreste effettivamente anche solo sfaccettare vetro oppure materiale sintetico, però secondo me vi togliereste veramente una parte importante di questo hobby, nel caso in cui iniziaste a tagliare e sfaccettare per hobby, oppure nel caso in cui effettivamente facesse questa attività per lavoro, ok, se ne può parlare, alcuni tagliano solo sintetico, alcuni tagliano solo quarzo ametista, non hanno una vera e propria collezione, però passatemi il termine, avere del grezzo è fondamentale per realizzare le gemme, ci vuole un materiale di partenza. Quindi fatta questa introduzione, vi auguro una buona visione e passiamo alla mia collezione di grezzi. Ho infatti selezionato per voi tutta una serie di minerali preziosi, semipreziosi, in ogni caso grezzi, pronti per il taglio. Ho eseguito un sondaggio su Instagram, è venuto fuori che questa turmalina potrebbe essere il minerale desiderabile, ma vorrei anche porre un confronto con un'altra turmalina qua di fianco, sempre rubellite. Entrambe, come notate, sono di un color rosa. Ringrazio Daniele, un mio fan, il quale mi ha donato gentilmente questi due minerali e vorrei tagliare e realizzare la mia prima gemma su questo nuovo canale a partire da uno di questi due cristalli donato da un mio fan. Ci spostiamo ora in un'altra area della mia stanza dedicata alla sfaccettatura. Infatti su questa scrivania ci sono diversi strumenti per il taglio, ma soprattutto vi è questa board retroilluminata. Ci servirà tra poco per analizzare nel dettaglio alcune delle evidenze, alcune delle caratteristiche di questi minerali grezzi naturali. Infatti, quando si parla di minerali grezzi naturali, si parla spesso e volentieri di minerali rari. Però il nostro obiettivo è quello di individuare delle porzioni con un bel colore, diciamo uniforme nell'arco della futura gemma, e quindi già qui inizio a introdurre un argomento interessante, cioè più sfaccetterete, tanto più diventerete bravi a scegliere dei grezzi adeguati per il design che già riuscirete a pensare nella vostra mente. Questo è molto affascinante, perché significa che nell'arco degli anni potreste voi stessi disegnare i vostri design, e infatti ho già realizzato e pubblicato un videocorso gratuito qui sul canale dedicato proprio al design di gemme preziose sfaccettate artistiche a partire da zero. Vi lascio qua sopra il link in dettaglio. Torniamo per ora all'argomento principale. I minerali naturali spesso e volentieri hanno dei difetti. Possono essere fratture, zonature di colore, possono essere all'interno delle inclusioni. Tutti questi difetti inficiano tantissimo, oppure rendono bellissime, a volte, le gemme una volta terminate. E con questo strumento, cioè una board retroilluminata, è possibile già riuscire a discernere alcuni difetti. I difetti è fondamentale che vengano per lo più rimossi nell'arco della sfaccettatura, cioè della scultura del minerale grezzo. A partire da un minerale grezzo di questa dimensione, infatti, considerate che tendenzialmente metà del volume, tre quarti, verrà rimosso e con esso potenzialmente i difetti. Chiaramente è importante che orientando la gemma decidiate questi difetti risultino nel percorso di taglio e di conseguenza verranno rimossi. Ma dove sono questi difetti? Vi insegno un metodo semplice e veloce per riuscire a localizzarli e già iniziare a comprendere come avere a che fare. Una volta accesa la board illuminata è possibile notare alcune differenze tra i due grezzi. Innanzitutto vedete che questo grezzo ha un colore rosaceo meno saturo di questo qui,
In sostanza il colore è più intenso in questo caso e meno intenso in quest'altro. Può essere derivato dalla presenza massiccia di inclusione al proprio interno di questo cristallo e invece la maggior trasparenza in quest'altro, ma soprattutto in questo caso possiamo notare che vi è una frattura molto importante a metà di questo cristallo. Nel caso in cui quindi scegliessimo questo cristallo grezzo per il taglio e la realizzazione all'interno di questo videocorso, sarà fondamentale rimuovere questa frattura che passa quasi da parte a parte. È necessaria in questo caso quindi una segagione. Questo campione secondo me è molto bello, ha un bel colore, in questa porzione soprattutto non ha molte fratture e molte inclusioni, ne ha un po' di più da quest'altra parte, però secondo me questo potrebbe essere un campione interessante per questa realizzazione. In questo altro caso invece il colore sarebbe un po' più saturo, il problema è che è molto più inclusa, quindi probabilmente potremo anche addirittura non vedere le faccette nel padiglione, quale secondo me è un gran peccato. Quindi mettiamo da parte per ora questa tormalina e prendiamo quest'altra tormalina rubellite, le quali entrambe arrivano dall'Afghanistan, per cercare di tirar fuori, di realizzare la nostra gemma. Ne utilizzare a taglierina per la segagione, utilizziamo anche un dischetto da circa 8 euro, il diamante solo posto qua sopra, per la segagione di campioni simili a questi. Questo strumento ci permette di eseguire tagli di precisione con un budget medio-alto. Questa macchinetta costa circa 500 euro, ma ne parlerò in un altro video in dettaglio. Si mette quindi il dischetto in questa posizione, si aggiunge giusto mezzo bicchiere di acqua, perché il dischetto in questa maniera viene lubrificato durante la segagione. Si sistema la copertura e la guida per il taglio, e di conseguenza si può già iniziare ad accendere la macchina. Come vedete il dischetto gira, il paraspruzzi butta l'acqua in questa porzione qua e questa è la mia postazione di taglio. Vedete che la macchina sporca moltissimo e per coloro i quali mi hanno seguito già su altri video la contaminazione è un problema reale, ecco perché questa sistemazione è nel mio garage. A questo punto non ci rimane altro che eseguire il taglio proprio lungo questa frattura centrale. Ecco che avete visto, in pochi secondi già abbiamo suddiviso il grezzo in due parti circa uguali. Spegniamo la macchina, rimuoviamo il disco, togliamo l'acqua, puliamo il disco se non si arrugginisce e passiamo a sbozzare il grezzo che abbiamo scelto per la nostra realizzazione futura, che è questa porzione qua. Tra poco eseguiremo una sbozzatura grossolana del mio grezzo, in questo caso una tormalina rubellite con rosa proveniente dall'Afghanistan. Però chiaramente all'interno di questo videocorso, mini videocorso gratuito, avete notato come utilizzo strumentazioni effettivamente molto costose. Questa cabocionatrice siamo intorno ai 1800 euro, la taglierina di prima 500 euro, siamo già ben oltre 2000 euro e la sfaccettatrice, vi lascio qua sopra un video in dettaglio, siamo ben oltre i 5000 euro. Questo per farvi vedere in un videocorso tutta la procedura che io adotto, però chiaramente tutte queste fasi possono essere eseguite anche con altri strumenti. Per esempio la sbozzatura di questo grezzo può essere eseguita attraverso la sfaccettatrice. Anche la segagione può essere eseguita con alcune accortezze sulla sfaccettatrice. Quindi al posto di 9000 euro di budget per eseguire tutta questa procedura si può anche utilizzare solamente la sfaccettatrice. In ogni caso, perché io adopero questa procedura? Mi trovo a mio agio, trovo che sia per me molto comoda e soprattutto trovo che sia alquanto veloce nel momento in cui, come me, eseguo questa attività di mestiere. Ci sono modalità ancora più veloci, chiaramente, ma anch'io sono lungo un percorso di miglioramento. Adesso però passiamo a sbozzare questo grezzo e dopodiché all'ultima parte di questo video, cioè l'incollaggio. Questo è il risultato della mia sbozzatura. Partendo dal cristallo di partenza, questa è la prima metà, e poi tanto che c'ero ho anche sbozzato una seconda metà. Il design che dobbiamo porre è circa circolare, di conseguenza ho eseguito un cilindretto e qua sopra ho già dato un inizio di padiglione proprio per comprendere al meglio dove incollarlo. Questa è la mia postazione di incollaggio dei DOP, in questo momento è transitoria. Qui abbiamo tutti i vari supporti con molte pietre di sopra, alcuni rubini, alcuni zaffiri. Questo è il mio supporto per l'incollaggio. Le colle che tra poco andremo a utilizzare, vi lascio il link di Amazon qua sotto in descrizione. Chiaramente una bilancia è fondamentale per pesare le colle e la postazione di rimozione della colla e dei DOP. Questo è il supporto che ho scelto, un supporto in ottone per Ultratech V5, ve lo forniscono già quando acquistate le macchine, potete poi anche comprarne altri. E devo scegliere un DOP
il quale sia leggermente inferiore di sezione rispetto al minerale, in quanto il minerale deve essere poi ancora scolpito per eseguire tutte le varie fasi della sfaccettatura. Quindi prendo il mio allineatore, gli metto il supporto all'interno, tenendo ben presente che qui, vedete, questo angolo di 45 gradi sia ben messo, sia ben allineato questa guida qua, inizio già a chiudere leggermente e adesso il mio lavoro sarebbe quello di incollare il minerale grezzo qua sopra. Mi serve della colla, in alternativa posso usare della ceralacca. Io utilizzo il metodo statunitense che si avvale di colla bicomponente. La colla bicomponente che utilizzo è questa, la KU Plus, la quale costa circa 20 euro, si trova su Amazon, devo dire non sempre, e si utilizza in parti uguali. Quindi adesso attraverso la mia bilancia vado a pesare la colla in parti uguali e soprattutto utilizzando questo piccolo contenitore. Metto un po' di colla, tendenzialmente ne metto 0,2-0,4 carati del componente A, lo chiudo bene. Tenete presente che questa coppia di colle mi dura all'incirca 100 gemme e dovete anche pensare che non c'è solo l'incollaggio preliminare come questo, ma anche poi il trasferimento. Lo vedremo sempre all'interno di questo videocorso. All'interno dell'incollaggio dobbiamo metterlo in parti uguali, si può andare anche circa d'occhio, però idealmente dovrebbe essere in parti uguali, quindi quando 0,4 dovremmo arrivare circa 0,8. Non è importante se ci fosse un errore del 5-10%, comunque funziona adeguatamente lo stesso. A questo punto che la colla è qui, questi componenti vengono venduti con la colla, vado a mescolare la soluzione tra i due componenti all'incirca per 20-30 secondi. Cerco di stenderla in diverse direzioni, vi permette di inoltre avere una messa in posa di circa 5-10 minuti prima che inizi a prendere, si può già utilizzare in linea teorica dopo i primi 30 minuti dall'incollaggio, io di solito lascio comunque riposare almeno 6-8 ore per una presa potente e soprattutto dovete pensare che il grezzo durante la lavorazione non deve assolutamente muoversi, se no perde, diciamo, la geometria delle faccette. Quindi adesso con la mia palette prendo un po' di colla, la pongo sul supporto, non troppa, la pongo anche sulla superficie dove io voglio incollare, che l'ho già appiattita prima alla cabocionatrice, vedete, giusto un piccolo strato, niente di che, e dopodiché pongo semplicemente il grezzo sopra il supporto, facendo attenzione che sia allineato. Questo è il risultato del mio incollaggio iniziale. Ancora col dito posso andare, come vedete, a spostare leggermente il grezzo in maniera tale che sia perfettamente allineato all'asse del mio supporto. Eseguo questa fase anche ortogonalmente, quindi deve essere allineato sia da una parte che dall'altra. È normale che non sia perfettamente un cilindro perché l'ho fatto ad occhio e anche registrando il video. Già potete notare, ve lo dico io, che la colla inizia a avere una sua presa. Eseguo giusto un controllo veloce, probabilmente dovremo ancora aggiungere un po' di colla qua sotto, ma l'aggiungeremo tra un paio di ore. Comunque, come notate, è molto semplice incollare con la colla sopra i supporti. E questo è il nostro risultato. Come vedete, molto semplice alquanto efficace, anche per coloro i quali iniziano. Avete visto come questo video è stato molto più pratico degli altri all'interno di questo canale, soprattutto rispetto al canale precedente, Matteo Berto Prospector, proprio perché secondo me condividere segreti, diciamo tra virgolette, di questo mestiere è fondamentale per permettere a tutti voi in futuro di iniziare anche voi a tagliare e sfaccettare gemme preziose. E quello è il mio obiettivo principale all'interno di questo canale, cioè formare una futura generazione di tagliatori italiani, amatoriali, semiprofessionali, professionisti effettivamente in questo settore, e l'unica maniera è insegnarti come fare. Poi mi rendo conto che ognuno ha il suo processo, mi rendo conto che servono molti strumenti per come io vi ho fatto vedere la procedura. Io oggi ho voluto mostrarvi il mio metodo di scegliere il grezzo, in questo caso una tormalina rubellite, molto bella effettivamente, con alcuni difetti. Abbiamo segato il grezzo, abbiamo sbozzato il grezzo fino ad arrivare a incollare il grezzo. Di tutte queste fasi in futuro vorrei eseguire dei video più dettagliati, anche con alternative rispetto ai processi illustrati, ma da qualche punto bisogna pur partire. E ho voluto partire da come io eseguo questo processo. In ogni caso vi lascio qua sopra anteprima un video in cui spiego per filo e per segno come e dove ho comprato la mia sfaccettatrice Ultratech V5. In ogni caso ci vediamo in un prossimo video e grazie ragazzi per la visione.